il ringraziamento ai militari dell'arma della specialità forestale, ma anche il futuro della scuola di Città Ducale. Questo e altro nella visita di questa mattina del ministro della difesa Lorenzo Guerini proprio alla scuola forestale di Città Ducale. Qui ha incontrato il comandante generale dei carabinieri Teo Luzzi, il comandante della scuola Donato Monaco, oltre al prefetto di Rieti Gennaro Capo. Un discorso a tutti i carabinieri nell'aula magna e una visita alla struttura che ogni giorno forma decine di carabinieri forestali che difendono dal crimine e dalle altre minacce il patrimonio ambientale dell'Italia. Il fatto che la scuola sia qui insediata ha una ragione che appunto affonda le proprie radici nella storia, che è il rapporto con il territorio nel quale è collocata. Il futuro è quello di continuare a fare il lavoro che è stata chiamata a fare da tanti anni, cioè a formare coscienze e competenze di chi poi svolgerà questo importante lavoro, con l'esigenza di adeguare le infrastrutture all'evoluzione della nostra società, anche l'evoluzione tecnologica, ripristinando, come è stato prima richiamato dal comandante nel discorso che ha fatto, alcune parti che erano state danneggiate e che sono in corso di ristrutturazione, di ricostituzione, mettere cioè a disposizione un'infrastruttura a servizio della formazione. Ma voglio dire che l'infrastruttura non è solamente l'infrastruttura fisica nel quale ci troviamo, ma è l'infrastruttura di capacità, di competenze e di valori che vengono trasmessi ai frequentatori di questa scuola. Rieti è una realtà importante per la difesa italiana, perché qui risiedono alcuni importanti enti, come lei giustamente ha richiamato, ma è un po' la storia della difesa italiana. Le nostre realtà sono insediate nei territori, con i territori costruiscono e mantengono un rapporto molto positivo di reciproco rispetto, di reciproca valorizzazione. Quindi noi dobbiamo sempre guardare alle esigenze di razionalizzazione che ogni organizzazione deve saper considerare, ma dobbiamo farlo considerando anche i valori e il valore di ciò che fino ad oggi è stato fatto. Quello del rapporto col territorio è sicuramente un valore fondamentale.